Ad Abateggio, nel cuore dell'Abruzzo, si è tenuta la cerimonia di premiazione della 22esima edizione del Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Maiella, promosso dall'Associazione Alle Falde della Maiella. Anche per questa edizione un prestigioso presidente di giuria, Roberta Morise, conduttrice RAI, appena riconfermata alla conduzione dei Fatti Vostri. Per la sezione narrativa inedita, la vincitrice è la giornalista abruzzese Anna Di Giorgio, con l'opera inedita Briganta. Anche per la sezione poesia edita il vincitore è un abruzzese, il poeta Marco Tabellione, con l'opera L'eternità dell'acqua. Con l'opera L'eredità, Ludina Barzini vince per la sezione narrativa edita, mentre per la saggistica edita i vincitori sono Maria Gemma Grillotti e Pierluigi De Felice con l'opera Land Grabbing e Land Concentration. Menzione speciale a Luigi Esposito con l'opera poesia in lingua e in vernacolo. Menzione speciale per Adriano De Ascentis con l'opera Storia della liquirizia in Abruzzo. Raffaele Riba si aggiudica il premio speciale Ragazzi, sezione narrativa edita, ed il premio speciale Presidente del Premio con l'opera La custodia dei cieli profondi. Con l'opera Un'avventura in Abruzzo, Doretta Di Domizio, Luca Mancini e Francesca Santeusanio vincono il premio speciale Associazione Alle Falde della Maiella. Il premio speciale della giuria va a Maria Luce Sestili con l'opera Antonio Orsini 1788-1870, passato e presente in continua evoluzione. Mattia Tonelli vince il premio speciale Direzione Artistica con l'opera Lo strano odore della vita. Siamo giunti alla 22esima edizione con questo premio che nasce nel 1997 quasi per gioco e quasi per scherzo, dopo l'istituzione dell'ente Parco Nazionale della Maiella, che è nata nel 1995, ci venne quest'idea di un premio a sfondo naturalistico proprio incentrato sulla Maiella, tant'è vero che lo chiamammo Premio Parco Maiella. Inizialmente questo premio, diciamo che fu acquisito e fu inventato, diciamo così, dalla Proloco, ma proprio per dare lustro ad Abateggio e per far conoscere Abateggio, perché in quegli anni sicuramente era poco conosciuto. Poi man mano, negli anni, insomma, questo premio, che nacque quasi per gioco e per scherzo, prese piede e a livello nazionale e internazionale abbiamo avuto grosse personalità che hanno guidato, diciamo, il premio dal punto di vista del presidente, della giuria. Abbiamo avuto nomi alti, risonanti veramente a livello nazionale e mondiale. Poi nel tempo si è costituita un'altra associazione che si occupa esclusivamente del premio, che si chiama appunto Associazione Culturale Alle Falde della Maiella, che ha ereditato questo premio e porta avanti questo premio, organizza, diciamo che la parte organizzativa proprio del premio, e siamo giunti così alla 22esima edizione e siamo molto soddisfatti e molto contenti, insomma, per il risultato raggiunto, per l'obiettivo raggiunto, cioè quello di far conoscere innanzitutto il paese, far conoscere la Maiella, far conoscere il Parco Nazionale e poi far conoscere anche la natura e l'ambiente proprio, diciamo, giocando su questo tema dell'ambiente e della valorizzazione ambientale. Abbiamo lavorato molto in questa edizione, abbiamo anche valorizzato tanto gli autori che si sono cimentati in questo concorso, ma soprattutto il sapere soltanto nel corso della serata, quindi quale sarà la loro, come dire, valutazione definitiva, li mette anche in una condizione di ansia, di attenzione rispetto al valore specifico affidato dalla direzione artistica e dalla giuria sulle opere in concorso. Siamo soddisfatti perché più di 200 opere in concorso, con 4 sezioni, con diverse importanti case editrici che si sono cimentate in questo concorso, ma la cosa più bella è che ci mette in contatto con mondi nuovi, fatto anche di località provenienti da ogni parte dell'Italia, sia dal nord che dal sud, dove si racconta dell'ambiente, della natura, della difesa dell'ambiente e della natura da ogni punto di vista, dalla poesia, dalla letteratura, dalla saggistica, insomma punti di vista che aiutano anche a crescere meglio le future popolazioni che dovranno vivere il territorio nostro tutto, e in questi anni, specialmente questo anno, è particolarmente importante per quanto riguarda le tematiche
ambientali, perché Greta ce lo ha detto, ma non ce lo deve dire soltanto Greta, che l'importanza della difesa della natura è qualcosa che ci deve riguardare da vicino. Ce lo dicevano i nostri contadini sul territorio, che la terra e l'acqua vanno difese comunque sempre, a prescindere da chi ne fa uso, perché è un bene prezioso che non può essere assolutamente distrutto. Il premio Maiella ha determinato in questi 22 anni un percorso tangibile, autentico, unico nel panorama dei premi letterari in Italia, è l'unico a tema naturalistico ambientale, l'unico premio del Parco Nazionale della Maiella che fa la differenza e soprattutto fa arrivare gente sulla nostra realtà regionale e provinciale che diversamente non avrebbe conosciuto il nostro territorio, quindi anche occasione di confronto ma di conoscenza del territorio. Siamo felici che quest'anno abbia accettato Roberta Morise la presidenza della giuria, così come sono felice del fatto che lei abbia già visitato l'Abruzzo in qualche altra occasione e in questa occasione particolare ha consentito a noi di valorizzare ulteriormente il premio, ma soprattutto è entrata in simbiosi con la giuria e con la direzione artistica. E sono anche molto soddisfatto di come le istituzioni hanno collaborato in questo anno alla riuscita di questo premio, così come l'Associazione delle Falde della Maiella, che ha in effetti creato una sinergia inverosimile tra i tanti volontari che collaborano per la riuscita del premio durante tutto l'anno. Quindi a loro tutti va un ringraziamento per l'impegno che hanno in qualche modo determinato in questa 22esima edizione. Roberta Morise, conduttrice Rai Non ha bisogno di presentazioni, direttamente dalla Calabria in Abruzzo per presenziare questo premio così importante. Beh sì, effettivamente dici bene, dalla Calabria, perché ti stavo raccontando poco fa che il viaggio è stato lungo perché comunque la Calabria, io sono sempre in Calabria in questo periodo, ho un legame viscerale alla mia terra, alla mia famiglia, quindi figurati, quando si avvicina l'estate, per me l'estate è Calabria, è terra, è casa, è mamma e tutti i miei cari, quindi assolutamente sì. Sono arrivata qui e conoscevo già questo posto perché 4 anni fa con i Sea Driver avevamo visitato tutta la vostra zona, conoscevo bene e ci ritorno con molto piacere, poi con un ruolo insomma che mi rende molto orgogliosa, quindi presidente di giuria mi mette quasi ansia questa cosa, però sono molto felice ed è stato bello ascoltare tutti gli autori, bellissimo, emozionante quasi. La serata della premiazione è il momento diciamo della festa in cui gli autori, la giuria si ritrovano per parlare di questi libri, ma è il coronamento di un lavoro di un anno e l'ambizione è quella attraverso questo premio di ricordare che merita attenzione delle persone il lavoro di quelli che noi chiamiamo gli scrittori della penna verde, cioè coloro che dedicano la loro opera di ingegno, la loro opera di studio appunto alla conoscenza della natura e soprattutto ai rapporti tra l'uomo e la natura. Sicuramente dobbiamo reimparare a vivere tenendo presente del contesto, sia di quello antropico che di quello naturale. Il messaggio del premio Maiella è in questo senso, la serata abbiamo trascorso di serie con i ragazzi e forse quella più propedeutica a una inculturazione più significativa da questo punto di vista, ma pensiamo che il lavoro che stiamo portando avanti possa essere utile in questa direzione. Un successo incredibile che dura e anzi aumenta nel tempo. Quest'anno in particolare, come dicevo anche prima nella conferenza stampa, abbiamo avuto una partecipazione enorme sia per quanto riguarda la narrativa edita che per quanto riguarda la saggistica. Per la narrativa edita ben oltre 20 volumi anche di case editrici nazionali come La Nave di Teseo, come Bompiani, e ancor di più la partecipazione per la saggistica, oltre 30 i volumi partecipanti in questa edizione. E tra l'altro volevo approfittare per dire che per quanto riguarda la saggistica davvero il premio Parco Maiella è ormai un unicum in Abruzzo, perché forse è l'unico premio che ancora fa partecipare la saggistica, è una saggistica poi particolare che è quella a tema naturalistico ambientale. L'Abruzzo è una regione meravigliosa, nota e poco nota, entrambi le cose, queste montagne, queste gole profonde, questi eremi, è un posto meraviglioso, anche nascosto, ed è questo quello che c'è di bello, non è ovvio, è una regione poco ovvia. Tutta da scoprire. Tutta da scoprire, tutta da percorrere. Poi questi paesini sui cucuzzi, insomma, è bellissimo. A che cosa si ispira lei nella sua produzione letteraria? Alle tante storie che ho sentito durante il
corso della mia vita, durante i 50 anni di giornalismo, che non ho mai potuto raccontare perché non erano raccontabili da un punto di vista giornalistico, ma che comunque erano storie, storie umane, storie di luoghi, storie con la S maiuscola e la S minuscola. Ma nel momento in cui si scrive la storia, si racconta la storia di qualcuno, si interiorizzano queste storie e poi si mettono nero su bianco. È come se si vivesse un po' anche un'altra vita, ci si immedesima veramente in queste storie? Non c'è dubbio, no? E ci si cala nella storia, più che immedesimarsi, si inventa, ci si cala dentro inventando situazioni, personaggi, nomi. Perché l'importante è anche nelle storie è come si chiamano questi personaggi, da dove... Il nome, io quando scrivo, prima di scrivere, palleggio i nomi e fino a quando non trovo il nome che corrisponde al personaggio che voglio raccontare, vado avanti alla ricerca del nome giusto per la situazione giusta nella storia giusta. Maria Gemma, che cosa ne pensa di questo premio Parco Maiella Penne Verdi all'opera nella regione più verde d'Europa? Intanto sono veramente stupita e emozionata. È la seconda volta che vengo premiata e quello che mi piace di più è essere premiata come Penna Verde. Allora, io sono una ricercatrice, una scienziata, diciamo, geografa, una scienza poco amata un po' da tutti e poco conosciuta, e mi occupo di esaminare, interpretare e capire il rapporto tra l'uomo e l'ambiente. In particolare, da diversi anni, mi occupo del rapporto tra l'alimentazione, l'agricoltura e l'ambiente. Allora, l'approccio è sicuramente scientifico, analitico, quindi non leggero. Ricevere un premio letterario mi gratifica molto, perché non a titolo personale, ma perché se riusciamo a diciamo far passare un messaggio che è importantissimo e grave, come quello del libro questa volta premiato, che riguarda l'accaparramento delle terre nei paesi in via di sviluppo ed è un fenomeno gravissimo, poco conosciuto, se riusciamo a far passare questo messaggio, vuol dire che abbiamo centrato due obiettivi insieme. Uno, quello di formare gli studenti che studieranno su questo testo, e due, il secondo, che è il più importante a mio parere, almeno questa volta, con questo volume che prende anche il titolo di Predatori della Terra, il secondo obiettivo è proprio quello di riuscire a far conoscere un fenomeno gravissimo che ha delle conseguenze terribili, perché produce suicidi, morti per fame, migrazioni forzate, e al pubblico, al grande pubblico, che invece dice semplicemente aiutiamoli a casa loro, senza sapere che noi li deprediamo prima di tutto a casa loro. Ecco, quindi sono molto contenta di questo premio e sono anche orgogliosa di Abbateggio, che riesce a coagulare tutti questi interessi su temi e su testi veramente di difficile anche diffusione. Pierluigi, la sua penna è sempre stata verde o è anche verde? No, diciamo che la mia penna è sempre stata verde, perché io nasco come geografo e quindi mi sono sempre interessato delle problematiche ambientali, paesaggistiche, e quindi di conseguenza le questioni del verde sono connaturate ormai, sono parte di me e quindi anche parte della mia professione. Quindi indubbiamente le problematiche ambientali, territoriali, geografiche, tout court, insomma, sono di mio principale interesse. Non solo ora per lavoro, perché sono un ricercatore e quindi insegno geografia,
e quindi la geografia si interessa del rapporto uomo-ambiente, quindi di conseguenza lo pratico quotidianamente, questo rapporto e questo interesse verso il territorio. Ma poi a un certo punto dalla professione è nata la passione e quindi di conseguenza lo vivo sulla mia persona, questo interesse. E d'altronde i miei maestri hanno sempre detto che il geografo è quello che non vede ma guarda in modo critico. E quindi oggi io cerco di guardare l'ambiente, il territorio, ma tutto ciò che ci circonda in modo critico. Un non geografo, filosofo, ma che insegnava geografia agli inizi della sua carriera, era Kant, e diceva una cosa che mi ha sempre molto colpito e quindi l'ho interiorizzata e quindi sono con la penna verde ormai sempre, che per essere cittadini consapevoli di questo mondo bisogna conoscere i contesti naturali, fisici, poi quelli umani, e quindi di conseguenza per me il problema ambientale, territoriale, geografico tout court è fondamentale. Raffaele, ci racconti questo titolo didascalico che contraddistingue un po' la tua opera? Sì, allora il titolo è La questione dei cieli profondi ed è un titolo didascalico perché, come i peggiori trailer, racconta già tutto ciò che è nel libro, perché nel libro c'è. Il libro racconta la storia di due fratelli che sono nati e cresciuti in questa cascina. Ad un certo punto sono una sorta di Caino e Abele dei giorni nostri. Ad un certo punto uno dei due fratelli se ne va e consuma il tradimento e l'altro decide di essere un custode, cioè di attivarsi anima e corpo per il mantenimento di questa casa. Fino a quando poi ad un certo punto il tradimento vero si consumerà. E in cielo comparirà questo secondo sole che sconvolge il ciclo circadiano e quindi anche la manutenzione intima e personale di questo fratello nei confronti della casa e quindi la custodia di questo personaggio e dei cieli profondi, perché oltre al sole che tutti conosciamo c'è un altro astro luminoso che compare dietro a questo sole e quindi dà più profondità al cielo.